Salve a tutti, sono Cristina Freguia, il direttore delle statistiche sociali e il welfare e sono molto lieta di moderare questo webinar sulle professioni. Quando parliamo di professioni, il nostro sguardo è più profondo sul mercato del lavoro di quanto non si faccia quando si parla della posizione degli individui rispetto al mercato del lavoro, quindi gli occupati, i disoccupati, gli inattivi. Quello che andiamo ad osservare quando parliamo di professioni è la vera condizione delle persone che lavorano, le attività che svolgono, il contesto in cui queste attività vengono svolte. Oggi guarderemo alle professioni da tre punti di vista. Da prima, parlando della classificazione delle professioni e della necessità di garantire una piena corrispondenza tra l'impianto tassonomico e la realtà del mercato del lavoro che deve rappresentare. In secondo luogo, o meglio, parleremo dell'indagine sulle professioni che ha come obiettivo quello di descrivere i contenuti del lavoro, di riempire di contenuto la classificazione e le unità professionali che sono al suo interno. E infine ascolteremo un'esperienza di analisi, tra l'altro particolarmente pertinente in questo momento, perché parleremo di lavoro agile e lavoratori agili, riferendoci a una classificazione che è basata proprio sull'indagine delle professioni. Quindi non voglio rubare tempo ai relatori e alle loro interessanti relazioni, quindi prego la dottoressa Boschetto di avviare la sua relazione sulla classificazione delle professioni e il mercato del lavoro, cambiamenti e prospettive. Grazie. Sì, salve a tutti. In questo primo contributo che ora vado a condividere e che ho preparato insieme ad Alessandro Capezzuoli, vi parlerò della classificazione delle professioni strumento per rappresentare il mercato del lavoro e la sua evoluzione. Dunque, illustrerò prima alcuni elementi della classificazione delle professioni attuali, poi entreremo nel dettaglio della revisione intermedia che stiamo portando avanti e della quale diciamo, proporrò alcuni elementi come criteri e il metodo ed elementi di innovazione e criticità. Dunque, naturalmente la classificazione è uno strumento per raccogliere e diffondere informazioni sulle professioni a fini statistici, riconducendo una realtà variegata e complessa a un numero limitato di gruppi, omogenei al loro interno in base a determinati criteri. Che cosa intendiamo per professione? La professione viene intesa come insieme di attività lavorative concretamente svolte da un individuo che richiedono conoscenze e competenze precise. Ma come sappiamo, le professioni, esattamente come il mercato del lavoro che rappresentano, sono entità in continua evoluzione e quindi l'innovazione dei processi produttivi, il cambiamento nell'organizzazione del lavoro, l'innalzamento dei requisiti di accesso a una professione, così come le nuove domande di beni e servizi, sono solo alcuni elementi che incidono sulla natura stessa delle professioni. Dunque, da qui la necessità di adattare la classificazione ai cambiamenti affinché riesca appunto a rappresentare adeguatamente una realtà che è in evoluzione. La classificazione delle professioni quindi risponde sempre a una doppia sfida: da una parte mantenere la comparabilità nel tempo e fra paesi, dall'altra rappresentare adeguatamente la realtà. Quando ci approcciamo quindi ad una revisione delle professioni, dobbiamo sicuramente mantenere fede ai principi metodologici di base. In questo caso, innanzitutto, il criterio di classificazione che per l'ACP è appunto il criterio della competenza, intesa come la capacità di svolgere correttamente i compiti propri di una data professione e che si articola a sua volta in due
dimensioni. La prima è il livello di competenza, che quindi articola le professioni in base alla complessità dei compiti, e l'altra è il campo delle competenze, e quindi in particolare delle conoscenze settoriali che servono per svolgere una professione. Non dobbiamo poi dimenticare appunto anche di preservare il più possibile la struttura, che come sappiamo è gerarchica ed è, prevede 9 grandi gruppi e ulteriori 4 livelli di disaggregazione. Questo è uno schema molto sintetico che gli addetti ai lavori conoscono bene, che ci fa vedere come appunto la classificazione delle professioni divida in 9 gruppi, in 9 grandi gruppi le professioni, diciamo in base alla loro complessità, e poi nelle ulteriori 4 disaggregazioni che trattano invece anche il campo delle competenze. Naturalmente la classificazione italiana delle professioni ha un suo alter ego internazionale che è la ISPO, International Standard Classification of Occupations, che è una classificazione che viene aggiornata ogni 20 anni, e quella attualmente in uso è la ISPO 08 del 2008, e che verrà appunto aggiornata con una nuova versione nel 2028. Per far questo è stato istituito un gruppo tecnico internazionale a cui l'Italia partecipa e che ha appunto il compito di rivedere la classificazione sia nel metodo che nel contenuto. La classificazione italiana è stata invece generalmente aggiornata con una cadenza decennale, e le modifiche più consistenti appunto arrivano in genere a seguito del recepimento delle revisioni della ISPO. Così la classificazione attualmente in uso, che è la CP 2011, verrà sicuramente rivista in maniera più corposa, presumibilmente intorno al 2031, comunque a seguito della revisione ISPO, ma nel frattempo è stato ritenuto appunto necessaria una revisione intermedia, ed è per questo che è stato istituito un comitato interistituzionale a cui partecipano personale ISTAT e altri soggetti istituzionali ed esperti a vario titolo delle professioni e del mercato del lavoro. Naturalmente il comitato appunto ha l'obbligo di seguire alcuni criteri e linee guida, quindi in particolare attenersi, come abbiamo detto, ai criteri metodologici della tassonomia e cercare di mantenere il più possibile inalterata la struttura della classificazione, tant'è che diciamo la maggior parte delle modifiche riguarderanno il quinto digit, quindi diciamo l'ultimo, e ove strettamente necessario il quarto digit. Un'eccezione è stata fatta per le professioni dell'ICT, che come sappiamo sono particolarmente soggette a evoluzione, diciamo, più corposa negli ultimi anni, e per le quali si è ritenuto opportuno identificare un nuovo gruppo specifico al secondo digit. Il comitato che cosa fa? Adesso siamo più o meno a metà dei lavori, quindi siamo a metà della classificazione. Esamina la classificazione corrente, procedendo distintamente per ogni grande gruppo, e valuta la stabilità delle professioni stesse, quindi innanzitutto la rispondenza delle competenze associate alle professioni, e valuta eventuali modifiche o spostamenti all'interno della classificazione. Se necessario, modifica i nomi o le declaratorie esistenti proprio per aggiornare i contenuti, adattandoli ai nuovi strumenti, nuovi compiti e nuove tecnologie, individua nuove figure professionali emerse negli ultimi anni e ne valuta anche qui l'inserimento, l'esatto collocamento all'interno della classificazione, e individua anche figure obsolete di cui comunque si tiene traccia. In generale cerca di dare uno sguardo sempre alla coerenza della struttura all'interno del grande gruppo, e in alcuni casi, quando necessario, si avvale dell'ausilio dei dati testuali dell'indagine forze di lavoro, che sono appunto quelli in cui gli intervistati descrivono i contenuti delle loro professioni proprio, e quindi questi dati sono appunto di ausilio per definire bene i confini delle professioni stesse. Naturalmente le istituzioni, gli esperti e le associazioni di categoria propongono modifiche e anche richieste di inserimento, che vengono però appunto valutate dal comitato stesso.
E alcuni elementi di criticità che abbiamo incontrato in questa fase sono ad esempio la sempre maggiore specializzazione delle professioni che certe volte rende più difficile l'esatto collocamento di una professione. Questo sembrerebbe un controsenso, ma in realtà appunto la compenetrazione di competenze può creare questa diciamo inconveniente. Si pensi ad esempio agli ingegneri biomedici che hanno competenze sia nel campo dell'ingegneria che della medicina. Anche l'innalzamento dei requisiti di accesso è un fenomeno molto, diciamo, presente nelle professioni italiane. Si pensi ad esempio appunto a tutte le professioni infermieristiche che oggi hanno, diciamo, come requisito di accesso la laurea, e anche questo, porta a una richiesta di spostamento verso l'alto nella gerarchia classificatoria. Inoltre, quando si individuano anche nuove professioni, non sempre è facile, individuare in modo preciso il livello e il campo delle competenze. Pensiamo ad esempio all'influencer o ai blogger che hanno appunto ancora confini un po' sfumati. E ho riportato alcuni esempi a titolo appunto esemplificativo di alcune modifiche introdotte nei primi quattro gruppi. E ad esempio nel primo grande gruppo è stata riorganizzata al quarto e al quinto digit la dirigenza della pubblica amministrazione per sanare squilibri nella rappresentazione dei comparti pubblici della versione appunto pregressa. E è stata ad esempio introdotta l'unità dei membri delle authority, che è un altro settore diciamo che ha avuto un'espansione negli ultimi anni. Nel secondo grande gruppo abbiamo già detto che è stato introdotto al secondo digit il gruppo delle professioni dell'ICT, che ovviamente ha ereditato professioni anche di preesistenti gruppi. E sono state introdotte nuove voci professionali, in particolare ad esempio il data scientist e molte altre che recepiscono soprattutto appunto le innovazioni tecnologiche, così come anche tutte le professioni individuate al terzo gruppo, quello delle professioni tecniche, hanno visto soprattutto appunto le nuove tecnologie essere protagoniste delle nuove professioni individuate. Il quarto grande gruppo, ad esempio, che invece è quello delle professioni impiegatizie, ha subito un generale svecchiamento della terminologia utilizzata e si è cercato di introdurre l'elemento digitale che è andato via via sostituendo le professioni tradizionali. Si pensa ad esempio al protocollo informatico o gli acquisti fatti online. E dunque, diciamo, per chiudere, vorrei porre l'attenzione chiaramente non soltanto a questa revisione intermedia che viene fatta, ma allo sguardo appunto al futuro e quindi in particolare verso il 2028, quando verrà rilasciata la classificazione internazionale. Il compito che abbiamo in questi anni quindi è quello di cogliere i cambiamenti del mercato del lavoro e dell'economia, in primo piano tutto ciò che coinvolge le professioni dell'ICT, ma pensiamo anche all'economia verde, alla gestione dei rifiuti e dell'economia del riciclo, anche alla nuova impronta tecnologica che ha coinvolto professioni storicamente manuali, quindi oggi si parla di agritech, foodtech e via dicendo, e in generale la digitalizzazione che è sempre più trasversale in tante professioni. Naturalmente la classificazione ha l'obbligo e diciamo, l'interesse di ripensare anche i criteri di base della sua struttura e della sua essenza, e quindi si può e si deve guardare anche agli aspetti come diciamo, ad esempio quello di allargare il concetto di livello di competenza o ad esempio adeguare chiaramente i requisiti di accesso alla classificazione dei titoli di studio con la nuova classificazione dei titoli di studio. Ci sono poi anche altre questioni che sono più diciamo, a latere, come ad esempio affrontare la questione linguistica di genere e per rendere diciamo, la classificazione omogenea dal punto di vista della parità, e oltre anche alla fruibilità della classificazione stessa e quindi renderla il più possibile utilizzabile appunto dagli utenti. Ho finito e per ulteriori chiarimenti potete fare riferimento alle
agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Molte, molte grazie alla dottoressa Boschetto e in pochi minuti ci ha rappresentato veramente una enorme complessità di questo lavoro che è di straordinaria rilevanza, di interesse, che ci costringe anche a riflettere più approfonditamente sulle grandi tematiche del mercato del lavoro e ci mette a confronto con tutte le istituzioni che lavorano nell'ambito delle professioni, che hanno necessità di utilizzare la classificazione delle professioni, e quindi è un momento di straordinaria rilevanza anche dal punto di vista scientifico, perché ci consente di confrontarci con ogni realtà che ha a che fare appunto con questi grandi temi della classificazione. Passiamo ora alla dottoressa Francesca Gallo, che invece ci parlerà appunto dell'indagine sulle professioni, dell'esperienza che lei stessa personalmente ha svolto in questo contesto, perché, come dicevamo, l'indagine sulle professioni è un'indagine fondamentale per riempire di contenuto, diciamo, le etichette che noi diamo alle diverse unità professionali. Prego, dottoressa Gallo. Buonasera a tutti. L'intervento che mi ha preceduto ha mostrato come la classificazione delle professioni fornisca le basi del linguaggio attraverso cui confrontare nel tempo e nello spazio le caratteristiche generali delle professioni. Bene, la classificazione e nello specifico il suo livello di maggior dettaglio, che è l'unità professionale, è stata oggetto di un'importante operazione che ha portato a descrivere in modo dettagliato i contenuti del lavoro, quindi le attività lavorative, i requisiti in termini di competenza, abilità, livelli di autonomia, di istruzione. In altre parole, tutto ciò che entra in gioco quando le imprese ricercano lavoro e gli individui le offrono. E le professioni sono proprio l'oggetto delle transazioni che avvengono nel mercato del lavoro. E quindi conoscerne i contenuti permette di favorire l'incontro fra domanda e offerta. Incontro che di fatto può avvenire ugualmente anche in assenza di questo tipo di informazione, ma con delle inefficienze e dei costi di natura economica e sociale che impediscono alle imprese di attuare il loro potenziale di crescita e agli individui di realizzare il loro valore. L'indagine condotta congiuntamente da Istat e INAPP in due occasioni, nel 2007 e nel 2012, rappresenta un passo importante per dotare gli attori coinvolti nel mondo delle professioni degli opportuni strumenti conoscitivi. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di descrivere tutte le unità professionali previste dalla classificazione CP 2011, con l'esclusione delle sole tre UP riferite alle forze armate. Ha raccolto le informazioni attraverso le risposte di un campione di lavoratori che svolgono le specifiche professioni e che quindi sono ritenute le persone più idonee a fornire una misura diretta e concreta del lavoro. Nell'individuare le informazioni importanti e necessarie per descrivere il mondo delle professioni, l'indagine si è ispirata al modello ONET. Il modello NET, lo vedete qui rappresentato, organizza le informazioni attraverso, prevedendo delle molteplici finestre, finestre attraverso le quali è possibile guardare sia al lavoratore, all'individuo quindi che svolge una data professione, sia al lavoro stesso, considerando per entrambi sia quegli attributi chiamati caratteristiche che sono difficilmente modificabili nel tempo, quindi ritenute stabili, e anche quelle qualità che al contrario possono variare nel tempo e sono dette requisiti, in quanto sia l'individuo che l'organizzazione possono intervenire, ad esempio attraverso l'istruzione o la formazione, per introdurre delle modifiche. Il modello NET poi riconosce che per descrivere lavoratori e lavori c'è bisogno sia di generalità e quindi di un linguaggio comune,
che ci permette di identificare sia le similarità che le differenze fra le professioni, ma anche di specificità per essere più efficaci nella progettazione di interventi formativi mirati, ad esempio. Per ciascuna delle finestre previste dal modello NET, qui proviamo ad aprirne una, quella ad esempio sui requisiti della professione, e il team di ricerca ONET ha elaborato una tassonomia che nell'ultimo passaggio gerarchico evidenzia, vedete in questo ultimo passaggio, evidenzia quegli elementi importanti e ritenuti essenziali per guardare a quello specifico aspetto del lavoro. Il team ONET ha fatto poi un importante passaggio ulteriore, che è stato quello di tradurre gli elementi della tassonomia in quesiti. Qui è riportato un esempio di quesito del questionario italiano che attraverso opportune scale riesce a fornire una valutazione dell'importanza e del livello di complessità richiesto per uno specifico descrittore del lavoro. I descrittori previsti sono molti, sono più di 200, e se posti ad un campione di lavoratori, intervistati quali testimoni di una data professione, permettono di ottenerne un profilo medio. In questa slide ho riportato a titolo esemplificativo una schermata del sistema informativo elaborato e predisposto da INAF per la diffusione dei dati di indagine, e qui vedete come per una data unità professionale gli intervistatori e i rilevatori e per un ambito particolare le competenze vengono quantificati in una scala da 0 a 100 i descrittori, questi mattoni fondamentali per rappresentare le competenze nella loro duplice espressione, ovvero l'importanza e la complessità. Vorrei spendere gli ultimi minuti che mi rimangono per parlare delle potenzialità informative dell'indagine, che ha permesso di fornire delle evidenze empiriche a risposta di interrogativi anche molto diversi. Ricordo ad esempio l'utilizzo che è stato fatto per individuare le professioni gravose, ovvero per assegnare a ciascuna professione una stima dell'esposizione ai fattori di rischio sul lavoro. Ancora, in un lavoro di 40 Guarasce Gualtieri, sono state quantificate, diciamo, è stato quantificato il grado di routinarietà delle attività lavorative e quindi il rischio di sostituzione da parte delle macchine delle professioni maggiormente caratterizzate da questo tipo di mansioni. Ma voglio concludere con diciamo, un'importante esperienza che è stata fatta. Perché l'indagine ha permesso di rispondere ad un interrogativo che a inizio pandemia ha sollecitato molti studiosi, ovvero quante e quali fossero potenzialmente quelle attività lavorative attuabili da remoto, dal momento che l'emergenza sanitaria richiedeva continuità nei sistemi, nei servizi produttivi nel rispetto della sicurezza dei lavoratori. Bene, l'indagine delle professioni ha permesso di elaborare una proposta di classificazione che parte dal presupposto che professioni che non richiedono il contatto fisico con l'oggetto prodotto o con le persone destinatarie del servizio, oppure attività il cui prodotto è immateriale ed è tale da far venir meno i vincoli del luogo di lavoro. Ebbene, queste attività, queste professioni possono essere svolte almeno in parte da remoto. Al contrario, per le professioni che diciamo, richiedono l'utilizzo di strumentazioni, di veicoli o il controllo di macchinari fondamentale, quindi il luogo di lavoro con le sue specifiche caratteristiche e dotazioni che difficilmente sono poi riproducibili in altri contesti. Degli ambiti del modello ONET,
e si è deciso di concentrare l'attenzione sulle attività lavorative, sulle modalità di esecuzione e sui diversi modelli organizzativi previsti e sulle caratteristiche del luogo di lavoro in cui normalmente viene esercitata la professione. Bene, sono stati individuati cinque fattori di sintesi con un'analisi delle componenti principali che vedete riassunti in questa tabella. I fattori fanno riferimento, vedete, il primo che spiega questa quota della varianza all'immaterialità del prodotto del lavoro, il secondo al fatto che il lavoro sia svolto all'aperto con macchine o veicoli, il terzo al fatto che il lavoro prevede l'interazione o il contatto con gli altri, il quarto un lavoro svolto con la supervisione continua e il quinto un lavoro esposto a rischi. Bene, diciamo, i punteggi fattoriali sono stati poi oggetto di una cluster analysis che ha permesso di riclassificare le professioni restituendo cinque gruppi che danno conto del diverso grado di compatibilità con il lavoro da remoto. Vediamoli insieme. Il primo, che abbiamo chiamato professioni esposte a rischi per la salute, comprende quelle professioni che si dedicano alla cura, diciamo, sono le professioni mediche, sanitarie, di cura alla persona e di vigilanza. Il secondo gruppo prevede invece l'insieme delle professioni che lavorano a contatto col pubblico, trovate appunto gli esercenti, gli addetti alle vendite. Il terzo gruppo, professioni manuali che lavorano con macchinari. Il quarto gruppo, manuali che lavorano all'aperto. E infine un quinto gruppo che svolge, insomma, di professioni che svolgono diciamo, un tipo di lavoro di trattamento, di elaborazione, di trasferimento di dati, e che quindi presenta i tratti che contraddistinguono, a nostro avviso, il lavoro eseguibile da remoto. Eseguibile dal remoto con dei livelli di autonomia diversa che abbiamo voluto considerare separatamente, prevedendo un'ulteriore tripartizione di questo gruppo, ovvero con ridotta autonomia, con elevata autonomia e quello che abbiamo chiamato in emergenza. Si tratta cioè di professioni, vedete come gli insegnanti dei vari ordini e gradi, che associano ad attività ad elevata autonomia anche attività finalizzate a mantenere relazioni interpersonali, a costruire ambienti cooperativi e quindi sarebbe auspicabile limitare ad un esercizio da remoto solamente in particolari condizioni di emergenza. Chiudo ringraziandovi per l'attenzione e rinviando chi fosse interessato a trovare degli approfondimenti sulla metodologia dell'indagine in questo volume Istat. Vi ringrazio. Buonasera. Ringrazio molto la dottoressa Gallo, la sua relazione è stata decisamente interessante, ci ha fatto capire quanti risvolti di analisi, di approfondimento questo tema ci presenta e quindi passiamo adesso all'esperienza di analisi sul lavoro e i lavoratori agili che ci racconterà Francesca Della Ratta. Allora, grazie, ben trovate. Io appunto quindi proseguo idealmente l'intervento di Francesca Gallo, presentando appunto un lavoro realizzato con lei e con Alessia Sabatini, in cui appunto abbiamo voluto mostrare l'interesse della classificazione, di una classificazione ottenuta con i dati prodotti grazie all'indagine sulle professioni applicati a un'indagine statistica. Statistica, in particolare quella delle forze di lavoro. Faccio partire le slide.
In particolare, l'indagine sulle professioni, in particolare l'INAP ha in cantiere di ripetere l'indagine nel prossimo anno, nel 2022, e sarà molto interessante, a mio avviso, verificare se in seguito alla sperimentazione del lavoro a distanza, che hanno sperimentato tanti lavoratori, le caratteristiche di riduzione dei vincoli del luogo di lavoro saranno ampliate rispetto, quindi ampliando il bacino potenziale di persone che possiamo classificare come persone che possono lavorare da remoto, ma andiamo con ordine presentando i risultati che abbiamo ottenuto. L'applicazione di questa classificazione, che non è nient'altro che una nuova variabile che consente di riorganizzare la classificazione delle professioni, è stato possibile, utilizzando i dati del 2020 dell'indagine sulle forze di lavoro, stimare in 8,2 milioni gli occupati che svolgono una professione compatibile con il lavoro da remoto o lavoro agile. Questo quindi ci ha consentito di conteggiare quanti sono le professioni all'interno dei diversi gruppi e quindi individuare anche quelle caratteristiche dei compiti lavorativi che sono caratterizzati da invece una maggiore prevalenza del lavoro manuale o del contatto con il pubblico, dimensioni che ad esempio Eurofound ha utilizzato allo stesso modo per costruire un indice sulla lavorabilità delle professioni. Anche in quel caso utilizzando l'indagine sulle professioni e alcuni indicatori che derivano proprio sul panel europeo di Eurofound. Quindi da questo punto di vista l'indagine sulle professioni si rileva una miniera molto utile proprio per andare a descrivere i contenuti applicativi delle professioni. La disponibilità nei dati del 2019 di un modulo ad hoc delle forze di lavoro di un'informazione sul grado di autonomia nello svolgimento del lavoro ci ha consentito di ripartire questo 36% di professioni fattibili da remoto nei tre gruppi di elevata o ridotta autonomia e di professioni appunto che possono essere svolte da remoto, ma appunto soltanto in situazioni di emergenza. E, andando a vedere non soltanto quanti sono, ma chi sono le persone, le professioni che possono lavorare da remoto, scopriamo, come appunto era già stato sottolineato da altri studi, che possono lavorare da remoto soprattutto le persone con elevata istruzione e maggiori incidenze si riscontrano anche tra i cittadini italiani rispetto agli stranieri, gli occupati più grandi e le donne, questo sempre appunto in considerazione della diversa consistenza dei diversi gruppi professionali che ha precedentemente descritto Francesca. L'applicazione di questa classificazione all'interno di dati d'indagine consente di dare informazioni molto interessanti sia sulla dinamica che su come queste professioni fattibili da remoto possono essere calate all'interno dei settori di attività. Rispetto alla dinamica, un dato che ci ha colpito particolarmente è stato quello della forte resistenza delle professioni fattibili da remoto rispetto alla grave crisi occupazionale che abbiamo registrato tra il 2020 e il 2021. Infatti, a fronte di una riduzione del 2% dell'occupazione, questo è il dato calcolato con la vecchia serie, le riduzioni fattibili da remoto nel complesso sono diminuite di appena lo 0,1%, 8.000 unità sono rimaste sostanzialmente stabili, perché naturalmente la possibilità di lavorare a distanza ha consentito a queste professioni di resistere. E queste professioni sono naturalmente concentrate soprattutto in alcuni comparti nel servizio e in alcuni settori dei servizi che si concentra quindi la quota più elevata, soprattutto in quello dell'informazione e comunicazione, dove si trova il 93% di professioni telelavorabili, ma anche nelle attività finanziarie, nei servizi e nelle imprese e anche nella pubblica amministrazione, dove il 65% delle professioni sarebbe in teoria telelavorabile. L'importanza di questa classificazione è che naturalmente può essere svincolata dalle specifiche indagini cui viene applicata. Per esempio, questi gruppi potranno essere ottenuti in qualsiasi indagine che utilizzi la classificazione delle professioni per rispondere a quella difficile domanda che sarebbe che lavoro fai. E quindi, per esempio, tutte le indagini che l'adottano potrebbero utilizzare questa classificazione. Ad esempio, sarà molto utile utilizzare questo strumento con i dati
dati delle indagini INAPP Plus 2021 o qualità del lavoro, che al loro interno contengono dei moduli specifici sullo smart work e sull'articolazione dello smart working prima e dopo la pandemia, e quindi consentiranno di rispondere a una serie di interrogativi sui modelli organizzativi che sono stati diffusi e sulle caratteristiche dei lavoratori che hanno lavorato a distanza. In realtà svolgere una professione compatibile con il lavoro da remoto non significa assolutamente poter lavorare a distanza, perché tra la fattibilità tecnica del lavoro da remoto e la sua attuazione concreta ci sono di mezzo i modelli organizzativi e tutte le resistenze che si incontrano rispetto al lavoro a distanza. Come è noto, prima della pandemia il lavoro da casa era molto raro, in particolare nel 2019, grazie al modulo ad hoc sull'organizzazione dei tempi di lavoro dell'indagine sulle forze di lavoro, è stato possibile costruire un indicatore composito e articolato sul lavoro da casa, distinguendo tra quelli che hanno indicato la casa come un luogo di lavoro principale, un luogo di lavoro secondario e un luogo di lavoro occasionale. In questo modo si è arricchito l'indicatore tradizionale presente all'interno dell'indagine sulle forze di lavoro di quanti possono lavorare da casa, consentendo di stimare in 1,3 milioni di persone, il 5,7% degli occupati, quelli che effettivamente in qualche modo hanno lavorato a distanza. Anche in questo caso si tratta soprattutto delle professioni qualificate, dei più istruiti e di coloro che presentano una ampia autonomia sul lavoro. Lavorano da casa soprattutto i lavoratori autonomi, specie quelli senza dipendenti. All'interno dei lavoratori dipendenti erano poco diffuse le forme specifiche contrattualizzate di smart work e telelavoro, ed era più diffusa una fruizione del lavoro da casa, non necessariamente formalizzato. Soltanto il 20% di quelli che ci hanno detto di aver lavorato da casa ci ha detto di avere in essere uno specifico accordo di smart work, e l'8% ha detto di avere un contratto di telelavoro. Come tutto sappiamo, l'anno successivo è cambiato il mondo e c'è stato un incremento fortissimo nel lavoro da casa. L'indagine sulle forze di lavoro ha stimato che nella media del 2020 hanno lavorato da casa 3,1 milioni di occupati, con un incremento fortissimo del 180% rispetto a quanto rilevato un anno prima, e in particolare nel secondo trimestre, che è stato quello del primo lockdown, c'è stato un picco di 4,4 milioni di persone che hanno lavorato da casa. Sono diverse le indagini che hanno fornito stime su quanti hanno lavorato da casa, non tutte allo stesso modo confrontabili perché utilizzano campi di riferimento e metodologie differenti, ma tutte le indagini concordano nel sottolineare quanto il lavoro da casa sia aumentato tantissimo e di quanto la variabile dell'istruzione, che è una proxy del tipo di professione svolta, sia stata determinante nel parlare di questo aumento. Nonostante quindi la fattibilità tecnica della possibilità di fornire un input di lavoro anche svincolandolo dal luogo in cui questo si può svolgere, abbiamo comunque un potenziale ancora non utilizzato tra chi potrebbe lavorare a distanza. Infatti nel 2019 aveva lavorato da casa soltanto il 9,8% di chi avrebbe potuto farlo, e nonostante questa percentuale sia di molto aumentata nel 2020, abbiamo ancora che sono appena un terzo di quelli che potrebbero lavorare a distanza effettivamente ha lavorato da casa nel 2020. Quindi c'è ancora un ampio margine di incremento che va a parlare proprio di quella variabile organizzativa che c'è dietro il dato di chi può lavorare da casa. Anche se guardiamo al complesso degli occupati con questa figura, notiamo come nonostante ci siano delle differenze molto forti tra i diversi settori di attività economica, il tetto del potenziale, che è rappresentato da quella barretta rossa, non è stato raggiunto in nessun settore di attività economica, ad eccezione nel secondo trimestre del 2020 dal comparto dell'istruzione, in cui hanno lavorato a distanza più di quelli che effettivamente secondo la nostra classificazione potrebbero. E questo appunto ci fa vedere anche come ci sono settori come informazione e comunicazione, servizi alle imprese e attività finanziarie, in cui già nel 2019 si sperimentavano già molte forme di lavoro a distanza, ma come il comparto che ha
rilevato il balzo più forte di tutti è stato quello della pubblica amministrazione, che è passato da una stima appunto molto, molto bassa di lavoro a distanza a una stima consistente che nel secondo trimestre ha toccato, è arrivata fino a un terzo dei lavoratori dipendenti. E, di questa difficoltà dei modelli della sperimentazione del lavoro agile parla anche l'indagine sulla situazione prospettiva delle imprese, in cui appunto tra maggio e giugno del 2020 tre quarti delle imprese con almeno tre addetti hanno dichiarato difficoltà a sperimentare le formule di lavoro a distanza perché era necessario il lavoro in loco. E, prima di concludere su queste difficoltà, in realtà ci piace sottolineare un dato, perché in questo anno si è discusso molto dei vantaggi e degli svantaggi del lavoro a distanza, del problema della disconnessione, del modello migliore, del modello ibrido rispetto al modello esclusivo, ma si è parlato poco di una dimensione che a nostro avviso è molto importante e che è quella da cui ha preso le mosse tutta la riflessione sul telelavoro, che era partita da metà degli anni 70 del secolo scorso, cioè la questione ambientale, perché in effetti la riduzione degli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, oltre che liberare una quota importante di tempo, è uno strumento prezioso di salvaguardia ambientale, perché il tempo risparmiato per raggiungere il luogo di lavoro è anche consiste anche in una riduzione dell'inquinamento che è esso associato, soprattutto se consideriamo che secondo i dati del censimento del 2011 circa i due terzi degli occupati si spostavano in automobile e a questi come conducente, aggiungendo il 5,2% come passeggero. Sempre se utilizziamo i dati dell'indagine forza di lavoro, vediamo che ci sono 500.000 persone che hanno dichiarato di aver impiegato più di un'ora per recarsi al lavoro, quindi sono tempi della sola andata che vanno tendenzialmente raddoppiati, con il 12% che impiega da mezz'ora a un'ora e l'85% che appunto impiega un tempo tra di 0 minuti e la mezz'ora. Come noto, chi lavora da casa in genere dichiara tempi di percorrenza più lunghi, che spesso sono anche il motivo per cui si tende a lavorare da casa. Ma di questo dato quello che ci preme sottolineare è questo: se noi prendessimo, se noi se lavorassero a distanza anche soltanto i lavoratori che svolgono un'attività compatibile con il lavoro agile, quindi non tutti, e prendiamo soltanto quelli che ci impiegano più di un'ora per recarsi al lavoro, quindi un'ora all'andata e un'ora al ritorno, per ogni giorno di lavoro agile, di smart work, diminuirebbe di circa 1 milione di ore il tempo speso negli spostamenti e l'inquinamento a esso associato. Se contassimo anche chi impiega tra 30 e 60 minuti, arriverebbero a un risparmio di altri 2,1 milioni di ore. Non ci siamo addentrati nel calcolo delle emissioni perché non c'è il dato di forza di lavoro, non c'è un dato su questo, ma appunto gli esperti del settore potranno farlo. Ci rendiamo conto quindi di quanto questo può significare su questa tematica così importante come appunto l'inquinamento determinato dagli spostamenti. E tornando al fo nostro focus delle professioni, questa nostra classificazione ci ha consentito appunto di fornire una stima e di descrivere appunto l'intersezione tra quelli che potrebbero lavorare da remoto e quelli che lo hanno effettivamente fatto. Sono molte le questioni che sono ancora da approfondire su questo che è stato definito il più grande esperimento di massa svolto sui luoghi di lavoro, che è stato quello cui giocoforza siamo stati costretti, e va appunto capito se è aumentata la quota di professioni che possono essere svolte in modo agile, e va capito quali modelli di lavoro agile si vanno delineando, se appunto il modello esclusivo o il modello ibrido, cosa questo cambierà nel disegno, nell'organizzazione dei luoghi di lavoro e anche nei modelli sociali a essi associati, quindi nel rapporto centro-periferia, quali modelli si affermeranno su divisione carichi di lavoro, misurazione, valutazione, diritto alla disconnessione, ma anche sui contenuti stessi del lavoro e come si delineerà e cosa sarà necessario per determinare quello che molti studiosi descrivono come il passaggio dal lavoro di remoto semplicemente fatto tecnicamente, consentito dalla tecnologia, all'organizzazione agile del lavoro, che comporta quindi una serie di altre variabili organizzative e tutte le conseguenze che questo avrà sulle professioni e sui contenuti del lavoro. Spero di aver rispettato i tempi, grazie ancora e metto qui i riferimenti di questo, oltre alle nostre indirizzi di posta elettronica, di questo articolo in cui abbiamo raccontato con maggior dettaglio i risultati di questo lavoro. Grazie Francesca, grazie alla dottoressa Della Ratta. Allora, insomma,
Questa relazione ci ha mostrato molto bene quanto è importante l'informazione sulle professioni, quanto può essere importante per i decisori politici. E proprio su questo, voglio chiudere. È importante per i decisori politici, ma è importante anche per i lavoratori, per orientare le proprie scelte professionali. È importante per gli imprenditori, per l'individuazione dei fabbisogni di professionalità e competenze all'interno della propria organizzazione. L'informazione sulle professioni è importante per gli operatori del mercato del lavoro, per gestire l'incontro tra domanda e offerta in un paese in cui il problema del mismatch è un problema davvero rilevante, e anche per gli operatori nel campo della formazione, per progettare interventi mirati a sostegno dell'occupazione. Quindi l'Istat ha fatto molta strada insieme all'INAP per raccogliere questo patrimonio importante e contiamo sicuramente di continuare su questa strada per poter appunto affrontare la complessità di questo mondo del mercato del lavoro e le transizioni che stiamo affrontando a fronte di queste grandi trasformazioni. Che si stanno verificando in questi ultimi anni, grazie anche a queste informazioni. Vi ringrazio per il vostro contributo, vi auguro un buon proseguimento per la Conferenza Nazionale di Statistica.